Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria. Bentrovati al nostro consueto appuntamento con la rubrica Santi e Caffè. Oggi è venerdì 15 gennaio e la Chiesa celebra la festa liturgica di San Paolo Eremita, il primo monaco eremita, stando alle fonti offerte da San Girolamo di Stridone, mentre di fatto però la tradizione vuole che il primo vero monaco del deserto fosse stato, secondo Sant'Atanasio di Alessandria, Sant'Antonio Abate. Ecco, allora fra un momento parleremo di lui, di San Paolo Eremita, che verosimilmente appunto è stato il primo monaco del deserto. Perché questa esperienza? Che cosa è stata questa esperienza? Lo vedremo fra qualche minutino. Invece, anzitutto vorrei già ricordarvi che questa sera, come già avete visto nel programma, alle ore 21:15 ci sarà una catechesi da me tenuta dal titolo «Perché Papa Benedetto XVI è ancora tra noi?». Ecco, sarà fatto un post specifico perché possiate condividerlo. È molto importante che noi prendiamo consapevolezza di non essere soli, perché non siamo noi fuori dalla Chiesa. Fuori dalla Chiesa è chiunque celebra in unione con chiunque altro che non sia il vero Papa. Ecco, chiunque celebra con qualunque pinco pallino che si presenta o si esibisce come Papa, ma non lo è, è fuori dalla Chiesa. È fuori dalla Chiesa. Pertanto, questa sera condividete già da oggi, da stamane, la notizia: alle 21:15 ci sarà questa catechesi dal titolo «Perché Papa Benedetto XVI è ancora tra noi?». È molto importante che questa catechesi appunto venga divulgata e, a Dio piacendo, questa sera la vedremo. Ieri sera è stato un bel momento di adorazione, lo avete scritto in diversi, quindi voglio anch'io riprenderlo, questo brevissimamente, questo pensiero. Anch'io sono convinto che è stata una bella adorazione. Faremo sintesi anche di queste adorazioni, e aiutano a crescere nella fede, e quindi dobbiamo viverle con intensità. Volevo poi darvi un paio di dati statistici che dicono come siamo enormemente in crescita. Negli ultimi 28 giorni, dal 18 dicembre al 14 gennaio, nonostante tutte le grandi, molteplici difficoltà che incontriamo, abbiamo un totale di 966.512 persone raggiunte, con un grado di crescita del 4%, una percentuale del 4% di crescita. Sono tutti dati in crescita, impressionante vedere l'agire di Dio. Poi le interazioni con i post che via via sono state fatte raggiungono il numero di 699.102, che significa una crescita esponenziale del 13%. Pensate un po', i post hanno una crescita del 13%, e infine i mi piace sulla pagina sono cresciuti di 1345 nell'ultimo mese, con una crescita esponenziale niente meno che del 41%. Quindi non c'è nessun dato in giù, non ci sono dati negativi. Radio Domina incredibilmente cresce nonostante tutte le prove, ne ringraziamo il Signore. Allora, oggi, dicevo, celebriamo la festa di San Paolo Eremita, però vi ricordo che è venerdì, quindi essendo venerdì è il giorno della passione del Signore, e allora mi raccomando a non mettere carne a tavola dal mattino, perché c'è anche gente che al mattino mangia salato, e tante volte ci sono i salumi, c'è lo speck, per esempio, il bacon con le uova. Ecco, il venerdì chi segue un cammino di fede autentico ha a cuore, e poi vedete che chi lo fa si rende conto di quanto sia importante. Chi lo snobba, Dio, sottrae la comprensione dell'importanza di queste cose qui. Ma chi lo fa invece ogni venerdì se ne rende conto. Ve lo dico io che sono sempre stato in viaggio e tante volte ho dovuto saltarlo per ovvie ragioni, e mi rendo conto invece di quanto sia importante. Un appello rivolto alle mamme:
è rivolto anche alle spose, insomma, alle donne di casa che cucinano e così via, che non si metta carne il venerdì a tavola, proprio dicendo ai bambini, facendoli crescere con questa consapevolezza, cioè oggi è venerdì, è il giorno della passione di Gesù, non si mangia carne. E poi mi raccomando anche alla meditazione della passione di Gesù, soprattutto con il pio esercizio personale della Via Crucis. Oggi è San Paolo Eremita. Dunque, San Paolo Eremita è il primo monaco del deserto, ve lo dicevo poco fa. Procediamo con ordine. Innanzitutto, che significa monaco del deserto? Ecco, allora, dobbiamo sapere che quando stavano per terminare le persecuzioni, ad opera dell'impero romano, il Signore, lo Spirito Santo, ha suscitato un carisma del tutto nuovo. Cioè, alcuni uomini, e poi col tempo anche diverse donne, avevano visto che la Pax Costantiniana, cioè che Costantino, che aveva praticamente riconosciuto il cristianesimo come religione legittima, rischiava di condurre con la costruzione delle basiliche, le strutture e così via. Interessante come discorso. A me mi ha sempre affascinato quando studiavo storia della Chiesa, l'ho anche approfondito come tema specifico degli esami, quindi diciamo so di cosa sto parlando. E dicevo che cominciò a nascere una certa preoccupazione tra i cristiani più ferventi, tra i cristiani più fervorosi che volevano vivere, come si dice di San Francesco d'Assisi, sine glossa il Vangelo, cioè senza interpretazione, ma alla lettera. E qual era questa preoccupazione? Che cioè la costruzione delle chiese, l'apparato liturgico sacramentale, il riconoscimento giuridico e così via, potessero condurre ad un affievolimento della fede. Questo è veramente un rischio sempre presente, di cui dobbiamo sempre fare memoria anche noi del nostro tempo. Cioè, quando noi rischiamo di vivere una fede che si affievolisce, che si mondanizza, che si secolarizza e che a un certo punto perde quello slancio di cui parlavamo ieri citando Sant'Ilario di Poitiers. Ecco, allora, quando si è il cristianesimo impiantato ufficialmente nelle province dell'Impero Romano e sono terminate le persecuzioni e finalmente vivere la fede era divenuta una cosa pressoché facile, saranno le eresie, soprattutto quella ariana, a riproporre il problema. Ecco che alcuni uomini nella zona dell'attuale Egitto, del sud dell'Egitto, non soddisfatti di una fede ormai divenuta, diciamo così, comoda, pensate un po' che meraviglia, lasciano tutto e se ne vanno nel deserto. Il primo scenario geografico dei cosiddetti appunto monaci del deserto. La parola monaco viene dal greco monos, che vuol dire solo, ma non solo nel senso di privo di compagnia, ma solo nel senso di solo con Dio, come ora vedremo. Una diciamo grammatica della fede declinata attraverso il radicalismo, ecco, la radicalità del Vangelo. Dunque, nello scenario geografico dell'attuale sud dell'Egitto, quella che si chiamava Tebaide, si chiamava così, ancora oggi la si può chiamare così, la Tebaide. Scenari, io sono passato da lì, quindi so di cosa sto parlando, scenari assolutamente meravigliosi, fioricari, distese intere e interminabili di sabbia praticamente, con degli altipiani e qui e lì delle grotte e così via dicendo. Ed ecco che allora questi uomini, naturalmente sospinti dallo Spirito Santo per riproporre un cristianesimo di frontiera che con la cessazione delle persecuzioni si era perduto di vista, lasciano tutto e tutti, lasciano i centri abitati, lasciano i luoghi, di vita collettiva e se ne vanno nel deserto. Se ne vanno nel deserto. Ma perché questi mo e quindi inizia una stagione nuova, quella detta appunto del monachesimo, del proto-monachesimo, cioè del primo monachesimo, per cui questi uomini, e poi col tempo anche delle donne, vanno a vivere in delle grotte scavate nella roccia o ricavate dalla parte inferiore degli altipiani del deserto e vanno a vivere lì. E perché vanno a vivere lì?
Perché cercano Dio. E perché lo cercano nel deserto? Perché nel deserto non c'è niente. E dunque, come vedete, è un'attitudine che se si spegne, figli cari, nella vita della Chiesa, diventa un grosso problema. Abbiamo bisogno sempre di questi uomini assetati di Dio. Abbiamo sempre bisogno di anime che abbiano prima di tutto a cuore la ricerca di Dio, quello che si chiama querere Deum, di cui la figura di Maria Maddalena è in assoluto l'icona è più significativa, quando va a cercare il maestro di notte, no? Quando è ancora buio. Ecco, questi uomini lasciano tutto e se ne vanno nel deserto. Ma perché nel deserto? Perché cercano Dio. Non solo però quello, ma anche per combattere contro Satana. Chi volesse avere possibilità di approfondire la tematica dei monaci del deserto non dovrebbe farsi mancare la lettura dei cosiddetti apophthegma patrum, cioè i detti dei padri del deserto. C'è due volumi in un cofanetto molto bello che io ho nella mia biblioteca, dal titolo Vita e detti dei padri del deserto. Sono qualcosa di assolutamente straordinario, dove viene fuori proprio che mentre con Costantino, l'imperatore Costantino, dal 313 in poi, si assiste ad una sorta di assestamento rischioso del cristianesimo, si ripresenta invece una formula nuova. Ecco perché i monaci del deserto che vanno lì a combattere contro Satana, contro il diavolo, e lasciano tutto per cercare Dio, vengono chiamati i martiri bianchi. Cioè non c'è più un martirio rosso, quello del sangue, ma c'è un martirio bianco, quello della penitenza, quello della preghiera, quello della lotta contro Satana. Questo tipo di spiritualità dei monaci del deserto è poi confluito in due direzioni, che vi dico così per chi ama approfondire, poi ve lo approfondite personalmente, che si chiama da una parte l'esichia. L'esichia è la cosiddetta preghiera del cuore, molto cara al mondo orientale. Io l'ho sperimentato, ho fatto un corso personale di preghiera esicasta. Significa ripetere continuamente la formula: Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore, o abbi pietà di me soltanto. È una preghiera che entra nel cuore, dal cuore si irradia una luce straordinaria. Non sono qui per raccontarvi la mia esperienza, devo parlarvi dei monaci del deserto, però posso dirvi che mentre ero in seminario ho potuto fare questa esperienza. Ho avuto paura quella volta che è accaduto ciò che non avrei mai immaginato, e cioè veramente veniva fuori dal mio animo mentre ero in preghiera una energia di calore, di luce, che io stesso vedevo pur essendo con gli occhi chiusi. E da quel momento non l'ho più praticata, perché mi sono messo un po' paura, a dire il vero. Ecco, allora questa era la prima formula, cioè l'esichia. L'altra è un po' più letteraria, si chiama filocalia. La filocalia significa amore del bello, e è un insieme di testi monastici, anche patristici, perché bisogna sapere che tutta la Chiesa, poi soprattutto quella orientale, chinò il capo dinanzi alla ricchezza di questo nuovo mondo di frontiera, che è stata l'esperienza dei monaci del deserto. E un altro libro che potrebbe interessarvi è quello del Pellegrino Russo, però siamo più avanti nel tempo ormai. Io invece voglio proprio andare alle origini. Allora, aggiungo un altro dettaglio: questi monaci del deserto cosa facevano? Pregavano sotto il sole cocente, spesso in zone dove c'erano delle oasi con delle palme, dell'acqua ovviamente da bere, andavano lì e si dedicavano a una vita di preghiera. Ripeto, la sete di Dio. Noi forse oggi l'uomo contemporaneo fa fatica a capire questo radicalismo. È vero che in giro ci sono eremiti, monaci, qua e lì, però mi sembra che noi viviamo di troppo effimero e poi ci lasciamo soffocare da ciò che è penultimo. Mi ricordo, avevo in seminario un padre spirituale, padre Napoleone Salvatore, che poi è morto abbastanza giovane, che ci diceva sempre: non fermiamoci al penultimo, ma cerchiamo l'ultimo. Cioè voleva dire il penultimo è tutto ciò che passa. Ecco allora che i monaci del deserto sono anime assetate di Dio, anime che hanno cercato Dio, anime che hanno lasciato
tutto ciò che è transitorio per concentrarsi in Dio. Ci sono frasi molto belle che poi i monaci hanno portato avanti e che i santi hanno ripreso. Dieu seulement, diceva per esempio il Monforte, Dio solo, oppure il tema appunto del Querere Deum, caro alla tradizione monastica occidentale di San Bernardo nel XII secolo. Ma voglio tornare invece alla questione della vita dei monaci. Vivevano nel deserto, la loro vita era una vita scandita dalla preghiera. Che tipo di preghiera era? Pregavano i salmi e facevano preghiere in nodiche, preghiere con molte metanie, cioè con continue invocazioni in cui anche il corpo, questo è rimasto nella tradizione appunto greca ortodossa, di muovere continuamente il busto in avanti in atto di adorazione a Dio, e poi usavano questa corona dove ripetevano continuamente la preghiera esicasta, ecco, e combattevano col diavolo, ecco. Gli studiosi hanno un grande rispetto, anche quelli un po' progressisti modernisti. Per esempio, se uno va a leggere lo Iedin, che è un grande storico della Chiesa, si accorge che quando si tratta del capitolo relativo ai monaci del deserto c'è una grande forma di rispetto, il che significa finalmente almeno una buona volta tacere, senza dover destrutturarlo, il capitolo della lotta contro il diavolo. Cioè questi monaci andavano nel deserto per lottare con Satana. La tradizione vuole che il primo monaco del deserto fosse, secondo Sant'Atanasio di Alessandria, fosse stato Sant'Antonio Abate, ecco, fosse Sant'Antonio Abate, cioè Sant'Antonio Abate è considerato il primo vero monaco del deserto. Su di lui Sant'Atanasio, quando un santo scrive su un altro santo, Fioricari, è una storia da non perdere, perché io parlo per me, ci si accende la fiamma dell'amore di Dio. Io mi ricordo quando ero piccolo, leggevo queste cose, volevo essere monaco del deserto. Pensate, vicino sotto casa mia, dico cose che non ho mai dette, vicino a casa mia, io sono cresciuto in un ambiente molto popolare, abitato non in una casa, queste messe a disposizione dallo Stato, quindi potete immaginare case popolari dello IACP, però questo insieme di palazzoni simil comunisti sembravano, tutti uguali, grigi dal punto di vista proprio della bellezza, non c'era nulla, sono stati costruiti vicino a un fiume, il fiume Oreto, che ancora a ridosso degli anni 70-80 era un fiume dove scorreva dell'acqua, non proprio pulitissima, ma con un certo fascino. Ecco, io mi ricordo che quando leggevo le vite dei monaci del deserto, andavo, pensate un po', figlioli cari, a crearmi l'ambiente, saltavo, lo ricordo come se fosse stato pochi minuti fa, saltavo, chissà quale tenerezza dovevo suscitare al buon Dio, saltavo la palizzata e entravo dentro la proprietà privata, che non si era mai capito di chi fosse, se sta proprietà privata, forse era del comune, il demanio, comunque, e scendevo giù dove c'era il fiume, ci sono i giunchi, e allora io mi ricostruivo lo scenario dei monaci del deserto, che però lottavano con Satana. Ecco, si dice che appunto il primo monaco del deserto fosse stato Antonio Abate, ma oggi noi celebriamo la festa di San Paolo Eremita, di lui non sappiamo molte cose, qualcuno ritiene che non sia realmente esistito, ma diciamo la sua storia è raccontata da San Girolamo, e in una parola appunto lui sarebbe il primo eremita. Esistono oggi i monaci paolini, che non sono i Luteran Paolini di Via della Conciliazione, ma i monaci appunto che vivono il carisma di San Paolo, il primo eremita. La sua storia è molto singolare. Lui, durante quasi la fine delle persecuzioni, viene in uno dei rastrellamenti individuato e allora, impaurito, fugge nel deserto. Si cerca un posto dove abitare e lì vivrà per più di 100 anni, circa 112 anni, sembra che sia morto a quell'età lì, e vivrà di preghiera e di comunione con Dio. Sant'Antonio Abate, che aveva 90 anni, andrà a trovarlo e si racconta una cosa molto bella, che andandolo a trovare San Paolo gli disse: io sto per morire, ti prego di andare a prendere il pallio
di Sant'Atanasio e di avvolgermi con quello. Che storie meravigliose! Però mentre Antonio andava in visione, vide che l'anima di San Paolo Eremita, dice San Girolamo, venne unita a quella degli apostoli, nel coro degli apostoli dinanzi al trono dell'agnello. Tornando, ecco, ve lo leggo così come viene raccontato nel mattutino, tornando, Sant'Antonio Abate rimane piuttosto addolorato che appunto San Paolo sia già morto. Vi leggo proprio quello che il mattutino, il martirologio romano, oggi propone. Paolo, si dice, si ritirò nella grotta di un eremo dove una palma gli offriva il vitto e il vestito. Visse santamente fino a 113 anni. Nei suoi ultimi anni, eccolo qui, fu visitato dal novantenne Antonio. Paolo lo ricevette assai amorevolmente e, giunti a tarda notte in santi discorsi, e spesso i monaci anche si fermavano tra di loro a discutere delle cose di Dio, lo informò della propria morte ormai vicina e insieme lo esortò ad andare a prendere il pallio che aveva ricevuto da Sant'Atanasio per avvolgere il suo corpo. Antonio eseguì questo incarico e durante il viaggio di ritorno vide l'anima di Paolo salire al cielo. Trovò infatti il suo corpo nella cella in atteggiamento di preghiera. Pensate, muore con le mani giunte. Sono alcuni santi che hanno vissuto questo. Mi viene in mente quella santa meravigliosa, la beata Imelda, che Bergoglio ha beffeggiato, che ha preso di mira con una canzonatura di offesa. Lì Bergoglio è offensivo, Bergoglio è offensivo, suo malgrado, ci prova a non esserlo, ma siccome dentro porta quello che porta, è offensivo. Lui ha offeso proprio la beata Imelda Lambertini, che è questa giovane fanciulla che è morta, l'hanno trovata in chiesa, sfidando ogni rigore della fisica, in chiesa l'hanno trovata in ginocchio con le mani giunte. È morta la beata Imelda in ginocchio con le mani giunte. A Bologna c'è il corpo di Santa Caterina da Bologna che è seduta su una sedia, cioè spesso il Signore glorifica i suoi santi anche nella morte. Non è infrequente, meglio dire così, che ci siano santi che morendo testimonino. Per esempio San Pasquale Bailon, che era devotissimo dell'Eucaristia, quando celebrarono il suo funerale, al momento dell'elevazione si rizzò in piedi, si mise con le mani giunte ad adorare il Santissimo tutto il tempo che il sacerdote tenne l'ostia sollevata. Noi stentiamo a credere, ma queste cose sono realmente accadute. Dio visita di continuo la sua Chiesa anche attraverso i santi. Allora Antonio rientra e con suo enorme stupore il santo di oggi trova San Paolo Eremita, il primo monaco del deserto che aveva consumato la sua vita nella preghiera a mani giunte. Memorizzate oggi questa immagine, l'immagine di San Paolo Eremita, il cui cadavere lo trova Sant'Antonio in ginocchio con le mani giunte a pregare. Lo dico perché anche voi, figli cari, lo so, avete i vostri travagli nel pregare, è difficile rimanere fedeli alla preghiera. La preghiera comporta sacrificio, sforzo, fatica, Satana fa di tutto per impedirlo. Non ho il tempo di approfondire, ma se lo potessi racconterei quali tipi di lotta Satana faceva contro appunto i monaci del deserto per impedire, ma questo lo fa anche con noi il diavolo. Quando te ti metti a pregare, io parlo di me, ti sembra che devi fare un miliardo di cose impellenti che non puoi fare a meno, ti senti soffocato. Poi non so se vi succede, appena finalmente hai resistito e non hai abbandonato la preghiera, ti domandi ma qual erano le cose che dovevo fare, non ci pensi più. Ti sembra che siano svanite, va bene? La preghiera è fondamentale, in questo senso io credo che dovremmo tornare tutti alla lettura dei testi di un grande mistico che ha riproposto in qualche maniera il carisma dei monaci del deserto nell'Italia del post-concilio. Sto parlando di Don Divo Barsotti. Vi rinvio ai suoi testi sulla spiritualità, in particolare sulla preghiera, perché sono testi veramente straordinari. Don Divo Barsotti ha incarnato, a mio avviso, in Italia proprio il carisma dei monaci del deserto, dei
monaci del deserto. E dunque oggi memorizziamo questa immagine del santo di oggi, così lontano nel tempo e nella condizione da noi, ma così appunto attuale, cercare Dio. Noi non siamo destinati ad andare nel deserto, non possiamo, non ci... magari potessimo, visto come vanno le cose. Oggi sapremo, per esempio, la Sicilia a quanto pare diventerà di nuovo zona rossa, insieme al Veneto. Certamente Veneto e Sicilia a quanto pare sono le due regioni più colpite. Non so, figlioli cari, è un momento molto difficile, però appunto forse proprio per quello dobbiamo chiedere oggi a San Paolo Eremita, a Sant'Antonio Abate, a tutta questo corteo di anime nobilissime, ardenti, piene di fede, che intercedano per noi, perché anche noi mettiamo Dio al primo posto e cerchiamo soprattutto Dio e non ci stanchiamo di pregare. Vi lascio questa immagine di San Paolo Eremita con le mani giunte in ginocchio, così lo trova Sant'Antonio Abate, entra nella grotta dove per tantissimi anni, e questo è anche un insegnamento di non arrendersi, di non fermarsi, anche questi monaci del deserto cinese, che poi si racconta che a un certo punto hanno scelto forme di vita incredibili. Tra i monaci del deserto vengono fuori i dendriti erano quelli che vivevano sugli alberi. È un'esperienza che per esempio farà per qualche tempo anche Sant'Antonio da Padova, vivrà per qualche tempo in un albero, qualcuno dice la Lombardia, non il Veneto, non lo so, vedremo, sopra un albero, i dendriti. Poi c'erano gli stiliti, per esempio, vivevano su delle colonne con una piattaforma senza mai scendere da lì. E c'erano quelli che vivevano, comunque c'è, non ho il tempo di approfondire, ma veramente, fiori cari, c'erano forme di vita monastica. C'è stato questo capitolo che ha segnato la storia della Chiesa in Occidente, poi sarà benedetto da Norcia a riproporlo in una forma più latina, diciamo, senza quegli estremismi tipici, però affascinanti, del mondo orientale. Tutta la Chiesa sarà debitrice del monachesimo, primo. Quindi vedete che questa è una lezione, questa è una catechesi al confine tra lezione di storia e didascalia della fede. Vi dicevo che, primo, tutta la Chiesa sarà debitrice all'esperienza dei monaci del deserto. Perché? Perché quando si diffonderà l'arianesimo, attenti bene, il mondo monastico sarà quello che difenderà la divinità di Cristo. Sant'Atanasio è impensabile senza i monaci del deserto che lo hanno sostenuto, incoraggiato, perché non si arrendesse, non si perdesse d'animo. Ecco, lui è andato tante volte a incontrare Antonio Abate, si sono conosciuti, e Atanasio ha poi scritto la vita di Sant'Antonio Abate, il primo monaco del deserto secondo lui. Ecco, e quindi i monaci del deserto sono divenuti una frontiera della ortodossia della fede di fronte all'impostura ariana. Ma poi, seconda considerazione, in Occidente San Benedetto riproporrà il modello monastico, però più sullo stile di San Basilio Magno, quindi un monachesimo anzitutto cenobitico, dove i monaci vivono insieme, mentre Paolo oggi è eremita, cioè vive da solo. E se vogliamo chiederci se ci sono state in Occidente forme di monachesimo radicale e di frontiera come quello dei monaci della Tebaide, vi dico di sì, e cioè parlo del monachesimo irlandese, a cui anche lì tutta la Chiesa è debitrice, concludo. Cioè i monaci d'Irlanda tra il quinto e il sesto secolo hanno scritto una pagina incredibile al nord dell'Europa. Quindi vedete quanto è bello questo, cosa è capace di fare lo Spirito Santo. Nasce una frontiera monastica di radicalismo evangelico nel deserto sotto il sole cocente, ma poi di lì a poco nasce anche, dopo due secoli circa, una frontiera monastica altrettanto radicale sotto la neve, diciamo così, e al gelo del nord, del mare del nord. E questi monaci si infilavano, nessuno si sconvolga, si immergevano nelle acque gelide dei laghi per fare penitenza. Non so se lo sapete, anche loro lottavano contro il diavolo, per cui forse più che Sant'Antonio Abate, o in Occidente il monaco santo che viene invocato proprio nella battaglia contro Satana è San
San Patrizio, San Patrizio d'Irlanda, che gli irlandesi hanno come grande santo, è considerato il patrono dell'Irlanda. A New York c'è la cattedrale di San Patrizio, St. Patrick Cathedral, e quindi San Patrizio, c'è la famosa, lo scudo di San Patrizio, preghiere legate, perché San Patrizio, c'è il pozzo, la storia del pozzo, non posso andare nei dettagli, ma appunto San Patrizio e poi anche San Colombano sono quei monaci irlandesi che hanno segnato la storia del cristianesimo. Insomma, la storia della Chiesa è impensabile senza questo respiro radicale del monachesimo di frontiera, del monachesimo di frontiera. Tra l'altro i monaci irlandesi poi si spingeranno, ardenti di fede, ad evangelizzare l'Europa. Pensate, San Colombano dall'Irlanda passerà attraverso i popoli della Sassonia evangelizzando, poi c'è anche San Bonifacio, addirittura San Colombano arriva fin giù in Italia, in Lombardia, dove in passato c'era una certa devozione a San Colombano. E per concludere vorrei dire, allora vi dicevo, Sant'Antonio Abate trova il santo di cui oggi celebriamo la festa, San Paolo Eremita, con le mani giunte in ginocchio, è morto in preghiera, figli cari, è morto in preghiera. Antonio, dice ancora il martirologio, eseguì l'incarico e durante il viaggio di ritorno vide l'anima, addoloratissimo, cantati gli inni di uso, lo avvolse nel pallio. Molto bello questo, pensare che il primo monaco del deserto, secondo San Girolamo, che muore rimanendo in preghiera, viene avvolto dall'abito di Sant'Atanasio, i santi che tra di loro si aiutano. Anche questo oggi è una cosa che andrebbe assolutamente riscoperta. C'è lasciamo perdere. Addoloratissimo lo avvolse nel pallio, ma non avendo niente per scavare la terra, ecco due leoni venire dalla parte più interna del deserto e scavare una fossa capace di contenere un uomo. Questo si chiama registro edenico, cioè l'Eden. Nell'Eden, prima del peccato originale, l'uomo conviveva con gli animali, non esistevano gli animali selvaggi. Allora la tradizione vuole, forse leggendaria, molti dicono leggendaria, ma chissà che non fosse vero. Per esempio si dice che San Girolamo un leone gli strasse una spina dal piede. Si dice che San Serafino di Safa, io non la finirei mai di parlare di questi capitoli qui, perché sono quelli che fanno l'ossigeno. Il mondo monastico è come l'Amazzonia della Chiesa, da respiro. I monaci oggi hanno un'enorme responsabilità. Si dice di San Serafino di Sarov che convivesse con gli orsi. Non si può vivere con gli orsi e non si può vivere con i leoni. Entrambi i due tipi di animali, le due razze animali sono selvagge e uccidono l'uomo. Però invece qui si dice che Paolo, il primo monaco eremita, viveva in compagnia dei leoni. È possibile questo? Non lo so, non lo escludo, però in ogni caso il messaggio è di tipo teologico, cioè i monaci ritornavano dopo una lunga vita di preghiera e di penitenza allo stato edenico, cioè stavano finalmente di nuovo come Adamo nel paradiso terrestre in compagnia delle belve. Quindi questi due leoni scavano la fossa perché Antonio è novantenne, non ce la fa, e così trascina il corpo che rimane incredibilmente con le mani giunte. E lì Antonio, dopo aver sepolto il corpo e composto il tumulo, se ne va, portando però con sé la tunica di Paolo l'Eremita, intessuta di foglie e di palma. E finché visse, Sant'Antonio Abate indossò questa veste nei giorni solenni di Pasqua e di Pentecoste. Ecco dunque oggi la festa del primo monaco del deserto, secondo la tradizione espressa da San Girolamo. Il tempo oggi qui, non vi dico che maltempo che c'è qui oggi, è espressa dalla testimonianza di San Girolamo, piuttosto l'immagine dei due insieme, che la mostro. E mentre vi do appuntamento questa sera per la catechesi dal titolo Perché Benedetto XVI è ancora tra noi, vorrei, mentre apriamo lo spazio per le telefonate, vorrei ringraziare il caro amico Fabio Ragno di Padova
che mi ha fatto pervenire due volumi. Lui ha scritto all'inizio, ho sentito dire che è contento quando riceve libri. Sì, guardate, per me sono il più bel regalo. Lo ringrazio perché mi ha mandato due libri di questo autore che io non conoscevo, René Guénon. Che fa degli ottimi studi molto interessanti. Qui mi è piaciuto molto questo, Il re del mondo, ne avevo sentito parlare, lo ringrazio perché sono due libri veramente molto preziosi. Questa sera vi dicevo la catechesi, non so se ci sono già le telefonate, aspettiamo allora, e nel frattempo volevo mostrarvi l'immagine appunto classica che viene rappresentata dell'incontro tra i due monaci. Eccola qui, è l'immagine classica, guardate che meraviglia, non so se si vede bene, sì. Vedete? Vedete quello alla mia sinistra, eccolo qui, di bianco, è San Paolo Eremita. È così che viene rappresentato ed è un messaggio per tutti noi. Mani giunte e atteggiamento di preghiera. E quello alla mia destra, rispetto alla mia destra, è Sant'Antonio Abate che va a visitarlo. Questa è l'immagine, diciamo, classica dei due grandi primi monaci del deserto, come vedete inseriti in uno sfondo. Vedete che c'è il corvo, perché la tradizione vuole che poi a un certo punto ogni giorno un corvo portasse da mangiare mezza pagnotta a San Paolo Eremita. Pronto?